Elena Diaz, nata il 13 ottobre 1990 a Salvador, Brasile. Sei entrata illegalmente in Italia nel 2004. Nel 2014 prendi la cittadinanza italiana, residente a Roma. Professione? Sai perché sei qui, Elena? Per via Diana. Lo sai che è morta? Chi te l'ha detto? Le voci girano in fretta, commissario. Eravate amiche? Diana era come una sorella per me. E come vi siete conosciute? Facevamo lo stesso mestiere, nella stessa zona. Diana aveva 10 anni in meno di me. All'inizio l'ho aiutata e siamo diventate amiche. Lavori anche tu per Gagliardi? No, ma so chi è. Iana è stata uccisa questa mattina poco dopo le 4. Qualche minuto prima ti ha chiamata. Non ne poteva più. Da parecchio tempo voleva lasciare Roma. Ma ieri sera mi ha chiamato perché aveva paura. Lui era venuto a saperlo. Gagliardi. E che cosa ti ha detto al telefono? Mi ha detto che quando ha finito con l'ultimo cliente le è parso di vedere il principe. Allora è scappata e lui l'ha seguita. Ha avuto paura e mi ha telefonato. E poi? Le ho detto di venire da me. Potevo nasconderla. Non l'ho più vista. Secondo te cosa è successo? Lui l'ha uccisa. Tutti sanno che è una pistola. Sì, una Beretta calibro 9. Gagliardi è qui nella stanza accanto. E lo arrestate? No, Elena. Sapete che è stato lui. Sappiamo altre cose, ma non queste. Ma pure ti ho detto. Sì, sì, tu mi hai detto tanto. Ma non tutto. Se Iana voleva davvero andarsene, Gagliardi le avrebbe fatto cambiare idea. Un'ora fa ero all'obitorio, ho visto le cicatrici. Non era la prima volta che cercava di scappare, vero? E poi c'è la tua scheda. Tu sei arrivata in Italia nel 2004, avevi 13 anni. Sì, ma non eri sola, eri insieme a Beatriz Diaz. Mia madre. Eravate senza documenti e siete andate a vivere nella casa dell'uomo che vi ha pagato il viaggio dal Brasile. Pietro Gagliardi. Lui ha messo tua madre per strada e l'ha obbligata a battere. Ci sono qui diverse denunce. O magari batteva già in Brasile. No, è stato lui. Ma non ho dovuto, sai, sforzarsi più di tanto. Mia madre era già puttana ancora prima di battere per strada. Un paio d'anni dopo è arrivata una denuncia alla polizia per un caso di violenza domestica. Pietro Gagliardi ha picchiato suo figlio fino a mandarlo all'ospedale. Ma non era il suo vero figlio. Era un ragazzo brasiliano che viveva a casa sua di nome Davide Diaz. Avevo 17 anni. Già sapevo di essere donna. Ero tutto ciò che lui odiava. E poi sei scappata in Brasile. Quando sono tornata, 3 anni dopo, ero Elena. Ho chiesto la cittadinanza e ora sono regolare. E Iana? Iana l'ho conosciuta un po' dopo. Gagliardi l'aveva comprata dai suoi genitori. Tramite Nasa Sfar, la mafia serba. Te l'ho detto, eravamo come sorelle. Che cosa è successo ieri sera? Ha sentito mentre lui parlava al telefono. In pratica l'aveva rivenduta ai serbi. Sai che cosa le avrebbero fatto a Belgrado? No, commissario. A questo punto lei non voleva più essere aiutata. Lei voleva... andarsene. Andarsene veramente. Per questo ti ha chiamata.
Aveva preso la pistola di Gagliardi e... Ti ha chiamato per dirti addio, ma anche per chiederti un favore. Sembrava impazzita, non sono riuscita a farle cambiare idea. Vuoi sapere perché ho preso quella pistola? Iana non era mia sorella di sangue. Ma ci sono altre cose più forti del sangue. Il dolore. Il dolore più forte del sangue, commissario. La conosci questa teoria? Io e Iana eravamo sorelle nel dolore. Lo conosco bene il dolore io. L'ho imparato come si impara una preghiera. Quando vedi Iana per la prima volta, il dolore ce l'aveva sulla pelle, come un tatuaggio. E adesso basta. Portami via, commissario. Mettimi in gabbia e butta via la chiave, non mi importa. Dalla vera gabbia sono scappata molti anni fa.